cambiano i modi di produzione, cambiano le tecnologie, le piattaforme, cambiano i contenuti. Ma ciò a cui non possiamo rinunziare è la ricchezza della scrittura e della lettura. Non possiamo privarci dei testi, con i saperi che trasmettono, con i sentimenti che suscitano, con le verità che ci svelano, con il pensiero critico che mettono in circolo. Leggere non è soltanto una ricchezza, una risorsa privata, destinata al singolo individuo. Leggere è una ricchezza, una risorsa per la società, è un bene comune, è un antidoto all'appiattimento, è davvero ossigeno per le coscienze. La lettura non può essere ridotta a consolazione o a semplice svago, è piuttosto una porta sul mondo che ci apre alla conoscenza di esperienze lontane, che ci mostra cose vicine che non avevamo notato o che non avevamo compreso, che ci fa comprendere le grandi potenzialità dell'umanità che ci circonda. Leggere ha a che fare con la libertà e con la speranza.